La gente che è andata via che voleva caffè, cappuccini, tè caldi, cioè avremmo perso minimo, fino adesso 20 persone, buone. Sono stati puntuali, alle 8:30 hanno staccato la corrente elettrica. 8:45, 8:45 l'hanno staccata completamente e noi siamo rimasti così, non abbiamo potuto manco fare niente perché essendo stati avvisati ieri mattina, cioè il generatore deve chiedere in giro, ma tanto un po' di preavviso ci vuole. E ha anche un suo costo il generatore. Sì, certo, adesso non so di preciso quanto costa, però la spesa sarà alta comunque. Per il registratore come avete fatto? Come si faceva 40 anni fa, a mano, devi scrivere ogni persona che arriva, devi scrivere cosa ha preso, il costo, il giorno e tutto, come si faceva tanti anni fa. Siamo tornati indietro. Cerco di fare quello che posso. Taglio di capelli, bene o male, si può fare. Oggi, essendo una giornata di sole, posso lavorare, però se mi va via il sole sono fregato. Oggi non riesce ad asciugare i capelli? No, assolutamente. No, si fa senza. Si fa senza. Dovevano togliervi la corrente oggi, e invece com'è andata? Siamo tutti pronti per le bilance, con le batterie, pronti con lo scontrino, quello da scrivere. A sorpresa è che abbiamo la luce, non lo so perché, non so forse che giorno la toglieranno, non lo so. Forse siete stati fortunati perché in realtà questa mattina l'hanno tolta in diversi punti, l'hanno Sì, interrotta. perché guarda, è proprio la sorpresa, la bilancia è lì, il registratore è lì dei corrispettivi. Abbiamo la luce, vabbè, oggi dai, è andata bene. Come sta andando la giornata? La giornata sta andando malissimo perché ci hanno levato la luce avvisandoci un giorno e mezzo prima e hanno scelto il giorno più sbagliato o uno dei due giorni più sbagliati, o sabato o il mercoledì, è l'unico giorno in cui la mattina si lavoricchia, diciamo, un po' di più. Visto i tempi che percorriamo un po' tutti, credo che qualcuno si deve fare un esame di coscienza e almeno chiedere scusa a tutti i commercianti del centro storico che sono stati coinvolti in questa disavventura, perché comunque noi abbiamo dovuto ordinare la metà delle cose, comunque i dipendenti comunque li dobbiamo pagare, l'affitto comunque lo paghiamo. Io seriamente sto pensando se si può fare una class action, che tutti i commercianti chiedano i danni, perché se siamo in 50 e chiediamo i soldi che ci sono stati tolti, perché ci sono modi migliori per affrontare queste situazioni. Chiaramente l'Enel i lavori li deve fare, di manutenzione, quello che è, però almeno che li faccia nei giorni giusti, non nei giorni sbagliati. C'è chi si è attrezzato con un generatore per riuscire a salvare almeno i prodotti alimentari. Molti esercenti hanno preferito rimanere chiusi, anzi forse sono stati costretti, come questo bar, la gelateria e ancora un negozio con articoli per la casa.